La statistica è lo strumento con cui riusciamo a quantificare i fenomeni, in cui riusciamo a dire quanto è ampio il fenomeno, dove è più diffuso, quali persone con quali caratteristiche presentano un maggiore rischio di vivere situazioni di difficoltà. Parlo di difficoltà perché nella mia carriera di statistica ho sempre affrontato quelli che sono i problemi e quindi il tentativo di dar voce con la statistica alle persone che vivono difficoltà in maniera spesso più grave di altre. Parlo di povertà, parlo di mancanza di lavoro, parlo di situazioni in cui la statistica aiuta a dare il quadro reale delle difficoltà dei cittadini di un determinato paese. E avere indicatori anche che vengono definiti a livello internazionale permette anche di confrontare la situazione di persone che vivono realtà tra loro molto diverse. Perché è importante la statistica? Perché spesso la percezione che ognuno di noi ha dei fenomeni, delle situazioni è molto soggettiva perché condizionata dalla percezione individuale e dalla condizione nella quale vive. Ad esempio, vivere in un contesto molto povero probabilmente fa sì che la persona percepisca una diffusione del fenomeno più ampia di quello che mediamente invece interessa alla popolazione in Italia, in Europa o in altre parti del mondo. Vivere in una condizione e in un territorio dove la probabilità di trovare lavoro è molto elevata significa avere una percezione forse più blanda della difficoltà che c'è in altre zone del paese, riuscire a trovare un lavoro, un'occupazione stabile, quindi qualcosa che permette di vivere in maniera dignitosa. La statistica è proprio lo strumento per descrivere in maniera oggettiva la realtà che tutti noi viviamo e darne anche il monitoraggio dell'evoluzione della dinamica nel tempo.